Diceva Trilussa. Secondo le statistiche abbiamo consumato un pollo a testa. Se tu non hai consumato il tuo pollo, vuol dire che qualcun altro ha mangiato il tuo pollo. Dunque, non è il dato aggregato che va preso in considerazione, ma la redistribuzione. E nel documento di economia e finanze che voteremo la prossima settimana, non ci sono criteri redistributivi. Allora, quando leggo l'indice sulla disuguaglianza che, secondo Paduan, diminuirà nei prossimi tre anni, non posso far altro che rimanere stupita. Ce l'ha detto anche l'Istat ieri in audizione in commissione bilancio che il governo si sta sbagliando lo dice l'Istat non il Movimento 5 Stelle gli indici di benessere dell'Ocse sono quelli che il Movimento 5 Stelle ha chiesto e ottenuto di inserire nel documento di economia e finanze paduan sono proprio gli indici che ha scritto lei per l'Ocse e mi insegnano che c'è una disuguaglianza sociale una forbice tra ricco e povero molto alta tale per cui ci sono il 57% della popolazione che lavora e viene retribuita e il restante? il restante è restante vittima di disuguaglianza che ha paura di cosa gli succederà domani, del futuro e del datore di lavoro, ma anche di quel 57% che lavora, generando conflitto sociale. Allora, Paduan, come fa a dire che diminuisce l'indice di disuguaglianza? Lei dovrebbe sapere che politiche spot che aumentano la domanda aggregata in maniera artificiosa, come gli 80 euro, i bonus agli insegnanti e ai diciottenni, in termini economici si comportano come una palla che rimbalza. Cercatelo su Wikipedia, si chiama effetto rimbalzo. Più introduci con violenza questi sistemi pensando che portino ricchezza perpetua e che riducano la povertà, più si generano effetti distorsivi che aumentano la disuguaglianza. Ministro Padoan lei si è dimenticato gli indici di benessere che l'Ocse ha realizzato mentre lei era ai vertici della stessa? Oppure fa finta di non ricordarselo?